pochi mesi per un rumore enorme. La corte di Strasburgo denuncia l'inciviltà delle nostre carceri. Napolitano lancia il suo appello dopo una visita a Poggioreale. Forse il rumore parte da lì, rimbalza nelle stanze del governo, si gonfia sulle pagine dei giornali e certamente torna lì, a Poggioreale, e lì esplode. Assassini! Assassini! Purtroppo la verità di Poggioreale sta tutta in queste lettere. Bagno turco con il buco, dove escono perfino i topi, finestre senza vetri. Dopo 22 anni di carcere, Pietro Ioia fonda l'Ex Don, un'associazione per i diritti dei detenuti. Per anni raccoglie le voci mute dei suoi compagni. Per fortuna tutte queste lettere prima erano una carta morta, non servivano a niente, adesso sono denunzie. 138 denunce arrivano al garante dei detenuti della Campania. Tutte sulle condizioni di degrado strutturale di Poggioreale. Tutte, tranne 7. Che denunciano percosse nella cella 0. La cella 0. Ce ne avevano parlato molti ex detenuti. Un non luogo a metà tra gli incubi di quelli che sono dentro e le fantasie di quelli che sono fuori. La cella 0 esiste a Poggioreale. Io ci sono passato una decina d'anni fa. È un luogo di smistamento. E la usano anche per dare le mazzate ai detenuti. Lo ricorda bene Pietro e non riuscirà a dimenticarlo. Eravamo 8 detenuti in una cella piccolissima. Avevamo un mazzetto di carta napoletano, all'epoca non era consentito. Un mazzo di carte è quello a scatenare l'inferno. Mi hanno detto di spogliarmi. Volavano schiaffi dietro al collo, dietro la testa, sulla schiena. Poi ti togli il pantalone, nudo, ti togli la mutandina, nudo, rimani nudo. Ti continui uno schiaffo, Pensa all'umiliazione più brutta del mondo. Uscito dal carcere, Pietro è il primo a denunciare quell'umiliazione. Il giudice mi disse che ci voleva una denuncia più recente. E ci prova per anni, Pietro, a raccogliere quelle denunce. I detenuti denunciavano maltrattamenti, ma si rifiutavano di firmare una denuncia scritta. La maggior parte dei detenuti che non denunciano è per paura. Paura di ritorsioni. Se tu dici mi ha picchiato la guardia, vieni picchiato un'altra volta. Solo 7 detenuti riescono a vincere quella paura. 6 di loro sono ancora in carcere. Lello è l'unico libero e accetta di comparire davanti alle telecamere per la prima volta. Ho denunciato per la mia dignità. Quella dignità gli è stata strappata una notte del 1 luglio scorso, a soli 4 giorni dalla sua entrata a Poggioreale. È passata una guardia che stava sul piano, andava davanti e indietro come un pazzo. Vanno alla mensa, bevono e sfogano sui detenuti. Ha detto, Lauro, vissuto un po', visto di venire con noi. Ha detto, assistente, ma io non ho fatto niente, perché devo scendere giù? Mi hanno portato nello zero. Non vuole scendere, Lello, lo sa quello che succede nello zero. Mi hanno fatto spogliare nudo proprio. Che io mi sono mortificato, perché dicevo, ma che ho fatto, perché già sta nudo? Noi non chiedevamo il perché, volevamo solo che tutta la storia finiva presto. E non finisce presto. Nella memoria di Lello, quel tempo durerà per sempre. Mi hanno fatto fare delle flessioni e mentre facevo le flessioni mi insultavano di parolacce, mi hanno dato calci alla schiena. E vorresti esplodere? A me mi hanno scosso psicologicamente. Io piango a tuttora, non li cancellerò mai più dalla mia testa queste persone. Il viso loro lo tengo davanti agli occhi. Avevo paura di reagire. Si rischia la morte se si reagisce in quel carcere. Non ti sente nessuno. Ti sente impotente. Sei tu solo contro tutti. Un detenuto in quel momento dice non è possibile, perché mi hanno trattato così? Io non ho fatto niente. Allora si sviluppa odio per le istituzioni. È alle istituzioni che portiamo i racconti di questa violenza. La storia di Pietro e quella di Lello sembrano la stessa storia. Eppure, i fatti si riferiscono ad anni diversi, 1995 e 2013. Lo scempio della cella zero resta lo stesso per 18 anni. Sono moltissimi anni, sono 18 anni in cui la modalità nel carcere di Poggioreale sembra essere la stessa. È possibile che nessuno si sia accorto? È chiaro che se vi sono delle attività illecite, queste attività verrebbero nascoste. Tutti sanno dei maltrattamenti a Poggioreale, ma nessuno parla. Il primo garante dei detenuti è il direttore. Ma la direttrice dice che non esiste proprio, non vengono picchiate nel carcere.
Poi c'è il comandante della polizia penitenziaria e tutte le altre figure. O fanno finto di non sapere l'uno e l'altro, oppure è gravissime se non lo sanno. I responsabili, mi metto tra questi, devono essere capaci di verificare. Nessuna reticenza da parte del capo del DAP sulle disfunzioni di un carcere concepito più di un secolo fa. Poggio Reale, se potessimo raderlo al suolo e farlo completamente diverso, sarei contento. Molti detenuti hanno paura di denunciare le percosse. Io mi sento di dire ai detenuti stessi sì, che la verità va difesa, che non bisogna avere paura della verità. Non è della verità che hanno paura i detenuti. Paura della ritorsione. Voi sareste in grado di poter garantire che queste ripercussioni non ci siano? Una garanzia che questo non possa accadere, chi potrebbe darla? Nessuno di noi può stare in carcere a vedere che cosa succede. Come potremmo noi garantire che non avvenga una rapina? Ma la rapina la commette il malvivente, non la guardia penitenziaria. Ma la guardia penitenziaria o il funzionario, chi che sia, quando commette un reato, farebbe un illecito così come chiunque altro. Il DAP ha predisposto un'indagine interna al carcere di Poggio Reale che faccia chiarezza sulle violenze denunciate dai detenuti. Se esistono fenomeni di questo genere, l'amministrazione non li accetta. Non li accetta più, li vuole rimuovere e li sta rimuovendo. All'inizio ho avuto vergogna di dire queste cose alle mie figlie, a mia moglie, di quello che mi era successo. Poi rifletti sopra e dici, ma io non mi devo vergognare, sono loro che si devono vergognare.